Qualcosa c'è un allarme, c'è una bomba lì. Vabbè. Sì, ma dove l'hanno messa? Capisco, dov'è che l'hanno messa? Se non posso fare a disattivarla, cos'è che devo farci? Dov'era? Si vedeva un po'... Boh, non lo so, guarda. Giusto per... Vabbè. Qui c'è solo la macchina a scrivere. Mi sembra di sentire di nuovo... Se c'è un altro stanza di sorveglianza. Eccolo lì che si vede. Qua si vede il cavo, allora lì. Lì si vede lì. Ah, io non l'ho visto, boh, sono cieco io. Immagino che sia bloccato. Non si apre. Questo è sotto scala. Chissà se salvando mantiene lo stato questo. Cioè che li abbiamo uccisi questi, boh. Vediamo. La stessa scala alla fine. E cosa ci dobbiamo aspettare? Qui non c'è nulla. Ashley. Obiettivo intermedio, ma in teoria Ashley è quella freccetta verde, no? Se non abbiamo... Oh. Risalviamo, eh. Questa scena qua mi ricorda il primo Resident, no, Resident Evil Within, quando si doveva scappare da un tizio, la luce quella, con le granate così. Ma che cosa dici? Ah, mancato.
Cavolo, 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 cavolo. Cosa siamo qua? 5. È veloce. Altro? È stato ammazzato da lui? Quanto pare. Scheda livello? Temperatura scheda livello 3. Ah, iniziamo con le cose colorate. Ok, qua serve proprio lei. Serve una scheda. Qua? Veramente grazie nella tradizione. Che non fosse stata gialla. Ci credo. Non ci credo. Se corro lì, c'è l'altro attaccato. No, oh, mi fa rifare lo stronzone. Ammazzata quello là, dai. Gnum, vai gnum, gnum. Allora. Bisogna rifare gli stessi passi, sennò qua non è segnato sulla mappa. Bisogna rifarlo. Ovviamente è chiuso, perché qua serve lei. Su. Pianta verde. Poi mi fido ad andare là. Oh. Si è resettato. Trasformarti, mi raccomando. Porto. Granata potente.
questi qua ancora non so come fare ad affrontarli. L'animo lì sembra che non salti nemmeno dopo mezz'ora. Ok, così. Ok. Grazie. Oh cazzo, ma cioè, ma perché mi passa attraverso? Sarà impreciso, ma la faccia? Rifarlo non ne avevo. Possiamo sapere gli skin, so. La scheda. Si sta rifornendo il granate potente, ma motivo? Motivo? Tanto che non mi faccia poi ripartire da là. Passaggio nel muro, ok, lo so anch'io. Tesoro. Quindi quando salviamo lei c'è il tesoro. Ricompensa. Questo punto qua non mi convince. Si crea più tensione quando tu dai cioè non cambi il pacing, no? Cambi il ritmo. Se continui ad affrontare gente una dietro l'altra, vabbè, è Doom e non hai paura, no? Se invece appunto come qua adesso, boh, per un po' non c'è niente tranne che la musica e i ratti. Siete spezzato in due. Ti ho spiazzato in due. Cos'è, un forno? Ah, il nostro amico. Persico trota. Ma cura. Oh, cura. Tutte le cose bene o male curano tantissimo, a parte le uova. Davvero? Allora, vediamo un attimo, alla fine abbiamo questo da vendere. Vediamo cosa c'è da scambiare lì. Anzi, scusa, prima voglio salvare lo stesso. Si usa mai Crash, magari, ecco, non tocchiamoci, ma... Ah, grazie. Adesso sto qui un altro mezz'ora a vedere se... Se riusciamo a fare scorta di uova. Anche questa in realtà. Magnum. Anche
ci fai in questo posto? Cosa ci fai qua? Benvenuto. Bene, che posso fare per te? In realtà c'è solo diamanti. Che cosa? Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Non vuoi saperlo, amico. Questo possiamo venderlo. Anche o preziosi non fa differenza. Questo possiamo venderlo e basta. Però decidere io. Grazie. Adesso sarà da capire. Da vendere la mia Magnum. Questa 21.000 è una miseria, però vabbè, non è mai stata toccata. Questa qui in teoria per il potenziamento mi dà 188.000, ma ovviamente per ora non se ne parla. Potremmo vendere questa carabina. Mi sa che è meglio questa. O no? Penso. Straniero! Oh, per questo articolo pago molto. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Così si fa. Buona fortuna a te, straniero. Credimi, niente ti darà più piacere di questa. È bello che c'è gli occhi, sembra che si abbia gli occhi rossi anche lui, non mi sembra proprio normalissimo. È meglio avere scorte in abbondanza, non è posso fare altro. Vediamo un attimo però. Ok, spazio ce ne abbiamo. Una presto a trovare. Benvenuto. Quindi magari fidiamoci. La merce non è sempre disponibile, straniero. Fai. La sparo, vediamo cosa creare. Munizioni di pistola sicuro. Munizioni di carabina. E finisce qua. Magnum solo due, però c'è un 7 lui. Ok, buon via. Poi quindi questa nuova 40.000 per non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può 22 fare tra la vita e la morte. Va nuova di capacità. Ah, questo qua, sì. Questo qui è un lavoro di fino. Potrebbe salvarci la vita. I dettagli. Per un boss, magari, non so. Ti servivano 9 proiettili. Tutti in canna. Questa ricarica. Basta, non c'è altro che possiamo fare. Non trovi che sia una cosa grandiosa? Torna presto a trovarci. Già rassegnarla. Non c'è altro, un altro uovo nel frattempo. Dai, salviamo così che sono pronto. E qua chiede. Qua 2. Questo cosa vuol dire? Livello? Livello 2? Dissezioni, voglio dire proprio cosa. Qua puzzano di. Qua ricorda un po' Dead Space.
Imbarazza la scelta, destra o sinistra? Questo ciccione qua, bianco, albino. Chiuso. Se va nella corrente. Mi sa che manca la corrente, serratura elettronica, quindi prima di andargli là. Siete spese. Poi hanno voluto un po' rovinare, il 2 no, ancora ci fa, ma ci sta, ma il 3... Quindi? Ah, aspetta un attimo. Questo era addirittura livello 3, no? Livello 3. Passaggio nel muro, che ci serve appunto lei per poi proseguire. Dove che? Dentro qua? Allora, qua c'è un disegno, non si capisce... Sì, in teoria rappresenta... Cioè, è giusto. Però siamo dei magazzini, quindi... Più sotto? Non è che c'è col tizio là la scheda? Proiettili. Non lo so. Non vorrei neanche sprecarle in realtà. Questo è passato e si è volatilizzato, eh? Avviso nel laboratorio. Patologo Ernesto Moon. Non so come si dice Munoz. Munoz o Reyes. Su richiesta di aggiornamento della scheda magnetica è stata approvata dal capo del dipartimento. La prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni. Quindi è là. A seguire la procedura descritta nella pagina seguente. Dovrà scrivere la scheda per ricevere accesso a livello 2 utilizzando il dispositivo situato nella stanza e congelatore. Quindi poi si va di là. Devo scrivere la scheda per ricevere accesso a livello 3 utilizzando il dispositivo situato nel laboratorio di incubazione. Che poi non mi sembra aver visto però. Si prega di chiedere permesso di accedere ai dispositivi e supervisori di ciascuna sezione. Dipartimento di amministrazione edificio 1. Generatore, livello 3 quindi. Vediamo la distanza. Adesso ci appaio dietro. La parte più inquietante del gioco, dopo cosa? Di 20 ore, 15 ore, cos'è?
Tra l'altro ce lo sta facendo sentire, che c'è. Esattamente la stessa stanza di prima. E cosa faccio? Pausa è finita. Facciamo un salvataggio, almeno salviamo i progressi che abbiamo fatto fino a qua. Poi se moriamo, pare che magari c'è un save, c'è un autosave, però boh, dato che siamo qua. Di andare. Ops, ops, i miei preferiti. Sì. Vediamo questo. The Space, davvero? Cristo. Che diavolo di esperimenti fanno qui? E chi li fa, più che altro? Analisi del soggetto Regenerador. Oh santo cielo. Infine ha generato una creatura e l'ha chiamata Regenerador. Ha una capacità metabolica incredibile. I suoi tessuti si rigenerano a oltranza. A meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. Osservando il corpo con un mirino con un biosensore. Ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali nel corpo che li ospita, come se fossero molteplici cuori. Questa è una nuova creazione, praticamente immortale. Persino il dottor Franks mi stringerebbe la mano con ammirazione. Mi serve a questo? Mi sa. Il 13 aprile ho condiviso i risultati del mio esperimento con quel bastardo pretenzioso del mio collega. La sua faccia è diventata livida. Poi ho iniziato a scribacchiare nel suo taccuino. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente e invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. Sai, che è un mostro immortale. È un idiota. Ho tutto sotto controllo. Sì, data. Non si sa. La data non si sa. Il soggetto inferocito è fuggito dalla sua vasca criogenica. Sono io il vero idiota. Ma l'abbiamo capito subito, non è che... Scheda magnetica. Non c'è altro qua. Ok, appunto adesso bisogna andare. Congelatore. Ma che cazzo sei? Se dobbiamo scappare basta con questo. Qua conviene venire adesso o dopo? Peso. Il giubbino mi ha protetto un po'. Il tesoro. Io volevo abbassarmi, mi ha attaccato dall'alto, dal basso verso l'alto. Torniamo al congelatore un attimo.